Inizia il Gran Gala del Circo sul Corso Vittorio Veneto e siamo con il mago Ivo. Buonasera a tutti. Benvenuto a Crotone. Grazie, non è la prima volta che io ho fatto il capovillaggio per 6 anni a Capopiccolo, quindi tanti anni che ero già qui la prima volta con Michele Foresta, il mago Forest. Abbiamo fatto tantissime cose bellissime, la magica Crotone, e adesso sono stato richiamato e faccio il laboratorio di magia, spiego dei giochi per i bambini, poi piace anche agli adulti, ai grandi, e però abbiamo con la partecipazione di Ottavio Belli, che è il direttore artistico, gli artisti da strada, capitanati tutti dall'organizzazione dell'avvocato Marino, abbiamo tutto questo viale che voi potete vedere, meraviglioso, pieno questa sera e domani sera di artisti straordinari che sono cosiddetti artisti da strada, ma in realtà sono protagonisti di grandi spettacoli internazionali che si adattano anche a venire tra gli amici di Crotone. Un magico Natale in questa città. Assolutamente sì, e non è la prima volta che Crotone si differenzia da tante altre città per questo speciale tipo di iniziative. Buon Natale, mago. Grazie a tutti voi, a tutti, di cuore. Gianni Cognetti dalla Svizzera, il Gran Gala del Circo continua su Corso Vittorio Veneto. Certo, io vengo dalla Svizzera, sono felicissimo di partecipare a questa manifestazione ed è per me un grande onore partecipare, perché essendo un gala è comunque un'occasione importante e diciamo sono anche in una regione che non ho mai visitato, di conseguenza una città che non ho mai visitato, come che sto vedendo e che mi piace molto. Com'è Crotone? Crotone, beh, diciamo che non ho visto molto, è molto carina, mi piace moltissimo il lungolago, sì, che io abito sul lago, il lungomare, ed è, non lo so, mi dà pace, ho già fatto molte passeggiate, la gente mi piace molto, molto aperta, che dire, non so. Sarai nel cast di Paranormal Circus 3? Esattamente, sì, prendo parte a questo spettacolo con la regia di Ottavio Belli, la direzione di Tyler Martini. E anche questa per me è una bellissima occasione, uno spettacolo molto ben fatto e molto, molto divertente, mi diverto molto a farlo. E Dario Dragos oppure il mago Dennis ti avranno detto che a Crotone le prime due edizioni di questo Circo dell'Orrore ha avuto un grande successo. Sì, difatti mi hanno fatto vedere anche, come si dice, anche i video della parata alla quale avrei voluto partecipare perché insomma doveva essere una cosa fantastica. La parata sul lungomare. La parata sul lungomare, esatto. Sì, anche la gente, ho visto c'era tantissima gente. Buon Natale a tutti e se siete in zona veniteci a vedere, siamo qua ancora domani. In compagnia di Franco Stumpo al Gran Gala del Circo in Corso Vittorio Veneto. C'è aria natalizia e di magia. Natale e magia si sposano molto bene. Io non potevo mancare a venire a vedere un carissimo amico, il mago Ivo è un mio amico da circa 10 anni. Quando mi ha chiamato che sarebbe sceso a Crotone per questa manifestazione non ho esitato neppure un attimo ad esserci. E niente, lo vedrò questo pomeriggio perché poi verso sera io lavoro ancora con un mio spettacolo. Cosa c'è nel Natale di Franco Stumpo? Tante belle cose, io lo farò in montagna lavorando in una nuova struttura bellissima al villaggio Palumbo e quindi ci sarà da divertirsi. Buon Natale. Grazie a te, buon Natale a tutti. Il Fachiro Simone a Crotone per il Gran Gala del Circo su Corso Vittorio Veneto. Io svolgo questa attività che per me appunto è un lavoro, una passione, è un desiderare che il pubblico si distragga per quella mezz'ora. Lo faccio dal 2007. Sì, è il fuoco della passione che ogni artista ha per quello che fa ogni giorno.
buon Natale. Grazie a tutti voi.